Era scontato non parlarvene. Attraverso Wanda, 6 aprile 1998, a cura di VB, i fratelli cosmici. Salve! Nell'armonia della forza cosmica che sorregge e alimenta ogni pianeta nella sua globalità, siamo tutti vincolati dall'amore. Cara sorella, ti abbiamo già detto che con il cambiamento di ciclo tutti saremo uniti e il nostro pensiero sarà animato dallo stesso impulso e sentire. Tutti glorificheranno la luce cosmica in egual misura e non ci saranno più differenziazioni nel modo di pensare. Tutte le galassie che esistono nel cosmo avranno un risveglio d'amore e sarà dissolto il buio che sembrava voler sopraffare la luce. Sarà opera di tutti noi che, pensando e pregando, con conoscenza e consapevolezza, risveglieremo i più dal torpore in cui sono immersi, perché inabissati nei loro pensieri di comodo. È un discorso che vale non solo per voi, fratelli, ma coinvolge tutti gli esseri che, pur non appartenendo a mondi umani, trasgrediscono con i loro pensieri le leggi cosmiche. Non vi stupirete poi se vi diciamo che ci sono tanti pianeti abitati da creature che possiamo definire umane, perché, se non sono proprio uguali a voi, sono però molto simili. Il percorso di evoluzione deve essere omogeneo. Nel proprio sistema tutti devono far progredire quanto per molto tempo hanno rinviato, non per ignoranza, ma per pigrizia, ben sapendo ciò che facevano e adagiandosi nel rimandare a momenti migliori. Se c'è stata una stasi, ha riguardato tutti, poiché nella complessità dell'evoluzione tutto doveva essere e procedere in perfetta simbiosi, altrimenti non ci sarebbe stato equilibrio. Ora è giunto il momento del risveglio. Il cosmo è in fermento, perché tante sono le coscienze che si risveglieranno per volontà della legge. Continua.